È il 1948 quando entra in vigore la Costituzione. La scrive l'Assemblea Costituente, un gruppo di persone che gli italiani ritiene competente. Bisogna ristabilire il regolamento dello Stato, che anni di guerra e dittatura hanno calpestato. La Costituzione italiana è formata da 139 articoli. I primi 12 vengono definiti principi fondamentali. Segue la prima parte, articoli dal 13 al 54, che regolano i diritti e doveri dei cittadini nei rapporti con lo Stato. Gli articoli dal 55 al 139, infine, definiscono l'ordinamento della Repubblica. I principi fondamentali, dice mio nonno, sono 12. Nel primo articolo afferma che l'Italia è una repubblica democratica. Siamo noi cittadini a scegliere chi ci rappresenta. La Costituzione riconosce il diritto e il dovere di lavorare. Senza questo diritto, il mio papà e la mia mamma non potrebbero aiutare il mio paese a crescere e alla mia felicità. La Costituzione ci aiuta ad avere gli stessi diritti, senza distinzioni di colore di pelle, di religione o di pensiero. Ad esempio, il mio compagno Karim o la mia vicina Raya hanno i miei stessi diritti. Tutti abbiamo diritto a giocare, ad andare a scuola, a votare. Se sbagliamo, siamo uguali di fronte alla legge. La nostra Repubblica è unica e indivisibile, però i poteri e i compiti sono divisi fra le sue regioni, province e comuni, con responsabilità diverse. Le Costituzioni, fin da allora, svolgono un ruolo fondamentale, che è possibile definire attraverso due direttrici. Dal primo punto di vista, le Costituzioni delineano l'organizzazione dello Stato, individuano le funzioni e le sfere di competenza che spettano ai diversi organi costituzionali, individuando anche i rapporti di questi organi costituzionali fra di loro. Quindi la prima funzione delle Costituzioni è quella di delimitare le competenze di ciascun potere costituzionale. Così noi avremo un potere legislativo che si occupa di fare le leggi, un potere esecutivo che pone in essere i provvedimenti che stanno nella legge generale astratta, e abbiamo poi il potere giudiziario, composto appunto dai giudici, a cui l'ordinamento assegna la funzione altrettanto importante di amministrare la giustizia, accertando all'interno di un processo chi ha torto e chi ha ragione. L'altra funzione fondamentale che tutte le Costituzioni svolgono all'interno di un paese è quella di individuare la tavola dei valori, cioè i principi fondamentali, gli ideali di base a cui una determinata società si deve rifare. Noi potremmo dire che la Costituzione segna il DNA di ogni paese, di ogni ordinamento giuridico, di ogni nazione, perché le Costituzioni hanno una caratteristica fondamentale che le distingue anche dalle altre leggi, che costituzioni appunto non sono, che è quella di dover durare nel tempo. Cioè la Costituzione è un documento normativo che è fatto per durare.